amici di Telemolise e di Viaggio in Molise, oggi il nostro viaggio si ferma a Riccia in occasione del Riccia Folk Festival. Dietro di noi sta per iniziare la cerimonia di apertura, siamo giunti al 18° appuntamento. Ci sono stasera anche vari stand gastronomici dove è possibile consumare piatti tipici riccesi, quelli della famosa tavolata di San Giuseppe. Restate con noi. Sindaco di Riccia, siamo giunti alla 18ª edizione del Riccia Folk Festival, già tanta gente è arrivata. Sì, tanta gente è arrivata, una festa che va avanti ormai da tanto tempo e che è diventata maggiorenne con oggi. I ragazzi del gruppo che si rinnovano sempre sono bravissimi, ci lavorano durante tutto l'anno e portano il nome di Riccia in giro per il mondo. Stasera anche diversi stand gastronomici, quindi la tradizione ad ampio raggio, quella culinaria e quella folcloristica. Sì, è proprio così, insomma, loro oltre a far conoscere Riccia in tutto il mondo, poi quando vengono le persone qui a Riccia mostrano le cose più buone della nostra tradizione, della nostra tavolata di San Giuseppe, ma di tutti i prodotti tipici che si fanno a Riccia. E li preparano loro con un bel gruppo di ragazzi che è molto bello e fa molto piacere averli perché insomma fanno aggregazione, fanno famiglia, non è solo divertimento, ma loro lavorano divertendosi e questo insomma gli fa molto onore a loro e fa molto piacere a noi che amministriamo, ma a tutto il popolo di Riccia. Michelantonio Panichella, tra gli organizzatori di questa festa, il presidente di questo gruppo. Ecco, come si prospetta questa serata e com'è stata l'organizzazione? Beh, speriamo bene, adesso un po' di gente inizia ad arrivare, è stato faticoso organizzare tutto questo, ma ci siamo riusciti. Anche quest'anno siamo riusciti a portare a Riccia diverse nazionalità, diverse culture, creando appunto un connubio perfetto tra arte e cultura, e questo è proprio lo spirito del Riccia Folk Festival. Speriamo che questa manifestazione possa durare il più a lungo possibile, questo è il 18° anno che questa manifestazione va avanti ed è quindi possiamo dire che è diventata maggiorenne, e a noi questa cosa riempie d'orgoglio. Tanta gente anche da fuori, gente che torna, ecco, gente di Riccia, anche gente dei paesi limitrofi. Quanta emozione nell'essere presidente e nel vedere realizzato tutto quello per cui si è lavorato tanto. Sì, l'emozione è davvero tantissima, soprattutto quando si ricevono dei complimenti per l'organizzazione e per questa macchina che funziona e va, e questo per macchina intendo proprio il gruppo folcloristico Giuseppe Moffa. È davvero un'emozione e speriamo appunto che possa durare a lungo. Giulio, stasera grande festa qui a Riccia, cosa state preparando? In occasione del Riccia Folk Festival abbiamo sempre uno stand attrezzato per la gastronomia locale. Si parte dal baccalà fritto con la pastella, al baccalà arracanato, le polpette di tonno e formaggio, poi abbiamo le patatine e i friarelli, i peperoni. Siamo giunti ormai alla 18ª edizione di questo festival. Siamo diventati maggiorenni, si vede che siamo un po' più stagionati anche noi. C'è il mio compare che da 18 anni ci avvicendiamo qua alla frittura e siamo sempre molto contenti di partecipare a questa manifestazione. Essendo componenti del gruppo folcloristico non può che farci piacere partecipare a questa manifestazione. Tanta gente e anche tanti giovani, anche nell'organizzazione. Fortunatamente abbiamo molti giovani che si iscrivono a questa associazione ed è una grandissima fortuna. Il modo di attrarre, il modo di comunicare dei giovani è molto importante e attrarre molti giovani alle serate qua. Fa molto piacere vedere molta gente che partecipa, molti giovani che partecipano. Signor Vincenzo, ma qual è la ricetta delle polpette di tonno? Beh, la prima cosa è il tonno, il formaggio, le uova e un po' di prezzemolo. Poi si assemblano e si cuociono nell'olio a 170 gradi. E invece il baccalà arracanato cos'è? Il baccalà arracanato è fatto con
con la mollica, ci si mette, noi ci mettevamo anche le noci, l'uva passa, qua non lo facciamo, però la ricetta proprio originale era quella lì. Che poi queste sono le ricette della tradizione di San Giuseppe. Sì, sono le ricette della tradizione di San Giuseppe, che noi abbiamo riportato il mese di agosto. Quanti anni è che partecipa a questo festival? Io dal primo anno, sono uno degli organizzatori. Coloro che è diventato maggiorenne quest'anno allora, siamo alla 18ª edizione. 18ª edizione, sì, le ho fatte tutte quante. Dalla prima fino all'ultima. Lucio, lei è stato per tanto tempo presidente del gruppo folk Giuseppe Moffa. Adesso il presidente è cambiato, ma lei continua ad esserci. Stasera state cucinando cosa? Noi adesso siamo passati alle spalle, dirigiamo da dietro le spalle. Io nello specifico noi ci occupiamo di quello che cuciniamo alla brace, cioè degli arrosticini, salsiccia e pancetta alla brace, che accostiamo agli altri prodotti delle pietanze tipiche riccesi dello stand a fianco. Cosa preferisce, stare dietro le quinte o essere presidente? Fare il presidente è sicuramente molto impegnativo, l'ho fatto per tanti anni, è giusto che adesso facciano i giovani. E io do il mio apporto per quello che posso dare in questo momento, cioè dare dei consigli e dare una mano durante gli eventi. Lei è stato per 15 anni, ne sono passati altri 3, quest'anno diventate maggiorenni? Sì, maggiorenni, se non ci fosse stato il Covid avremmo fatto il ventennale, quindi aspettiamo altre 2 edizioni, saremo a 20 edizioni. Antonio, 18ª edizione del Riccia Folk Festival, tanta la gente che è già uscita. Sì, Riccia Folk Festival è un evento molto bello che viene fatto ogni anno ad agosto, attira sempre un sacco di persone, sia del posto che anche del resto del mondo. Siamo molto fieri di questa festa che portiamo avanti ogni anno. Sarà 18ª edizione, anche tanti stand gastronomici dove si mangiano cose tipiche, piatti tipici riccesi. Sì, offriamo una vasta selezione di gastronomia tipica della zona e non solo. Qual è il tuo piatto tipico, e quello preferito? Tutti, dal primo all'ultimo, provare per credere. Patrizio, stasera a Riccia Folk Festival, 18ª edizione, come si chiama il vostro gruppo e cosa rappresentate? Grazie mille, buonasera a tutti, a tutta la gente. Siamo il gruppo, il Centro Culturale Andanzas de Ballo, insieme con il gruppo musicale Indoamérica. Siamo di Ambato, Ecuador, e noi facciamo il ballo di San Juanito della regione dell'Ande ecuadoregno. Da quanto tempo state insieme come gruppo? Il gruppo tanti anni, ma insieme con la musica 5 anni, all'inizio 6 anni fa. Siete in tanti? Sì, certo. Noi siamo arrivati qua per cantare, per suonare, per ballare, tutto lo migliore della cultura ecuadoregna. Che stasera portate sul palco? Grazie, speriamo che piaccia a tutta la gente. Qua con l'amico Marco, che viste una maschera di Ayahuasca che rappresenta il bene e il male. E il giorno, sarebbe la mattina e la sera. Sì, è un personaggio molto importante. Primo anno che siete qui in occasione di questo evento, Riccia Folk Festival. Chi siete? Come si chiama il gruppo? Da dove venite? Buonasera, veniamo da Termoli, siamo il gruppo folclorico Marinara Scaffetta e quest'anno è il nostro 47° anno di attività come gruppo folcloristico e sì, è il primo anno che siamo qui. Quanta emozione, stasera vi esibirete qui a Riccia? Sì, molta emozione perché è il debutto di tanti nuovi ballerini quest'anno e quindi non vediamo l'ora di salire sul palco e dare il meglio. Come le sembra la serata, come si è aperta? Sicuramente, diciamo, c'è tanta gente, Riccia la vedo comunque, è una piazza calda, diciamo. Cioè, c'è tanta partecipazione e sinceramente un po' anche me lo aspettavo, che diciamo c'è tanta gente che si avvicina un po' a quelle che sono le tradizioni popolari, non solo italiane, ma come vedremo stasera anche di altri posti del mondo. Voi siete il terzo gruppo, vi esibite dalla Serbia. Ciao Italia dalla Serbia!